Questo è l'ultimo allenamento del francese Germinal Ballarin prima di battersi con Giulio Rinaldi nella semifinale per il titolo europeo dei medio massimi. Ecco, sono contento di essere qua a Roma per disputare la semifinale europea per i medi massimi. So che Rinaldi è un avversario difficile, duro, che è un destro forte, ma spero guadagnare. E infatti al decimo round il nostro campione gli ha fatto piegare le ginocchia. Il match era cominciato bene ed è finito meglio. Giulio Rinaldi in calzoncini neri non ha mai dato respiro all'avversario. Le reazioni del francese sono state sempre stroncate sul nascere. Il pugile di Anzio è apparso nettamente migliorato tecnicamente e nella condotta di gara. Ha picchiato duramente al corpo l'avversario che incassava male al bersaglio grosso. Metteva in ginocchio una prima volta il francese che riusciva tuttavia a rialzarsi. Ma il nostro campione ormai lo dominava nettamente. La castagna di Rinaldi mandava di nuovo al tappeto Ballarin. Tenace e forte di mestiere, il francese riusciva ancora a mettersi in piedi. Ormai ne aveva pochi da spendere, forse li aveva già spesi tutti. Giulio Rinaldi invece era ancora in ottime condizioni, bersagliava senza pietà l'avversario. Il francese riusciva a terminare l'incontro, ma nettamente sul crassato. Giulio Rinaldi si è ormai confermato pugile di valore internazionale. Ora può affrontare degnamente Scheffner per il titolo europeo.